Ciao ragazzi, ben ritrovati dal vostro anti-youtuber per eccellenza. Non vi fate prendere in giro dai giornali. Hai visto? Finalmente i giornali parlano bene di noi, ci esaltano. No, perché il diavolo, e ho perso anche gli occhiali, il diavolo quando ti accarezza è perché vuole l'anima, caro interista medio. Ok? Il gioco è sempre lo stesso. L'Inter fa leggermente cagare, crisi Inter, anche perché abbiamo fatto schifo, siamo stati in crisi, non lo metto in dubbio. Ok? Però l'Inter fa leggermente cagare e quindi si inizia a sparlare male dell'Inter, crisi Inter, caso Hakimi, caso Conte, caso Marotta, caso Zhang Jindong, caso tutti. Ok? Poi, quando le cose vanno bene, il segreto è quello: iniziare a esaltare a dismisura, in maniera che si vuole creare un'aspettativa molto più alta rispetto a quello che poi può rendere l'Inter. Vi faccio un esempio. Perisic sta giocando dignitosamente, non sta facendo niente di spettacolare, però rispetto all'ultimo Perisic di Spalletti è meno da prendere a fucilate. E l'obiettivo è questo: farlo, paragonarlo ad Eto'o, paragonarlo, farlo associare a un Inter super vincente, perché così se l'Inter come l'anno scorso dovesse finire secondo, dovesse uscire ai quarti di finale Champions League, uno si era fatto la gola, come dire, buona, pensando agli annate migliori e ai giocatori più forti, e rimane deluso. Quindi non cadete nel tranello, spero di essermi spiegato. E nel calcio, nella vita, nell'amore, ci vuole l'equilibrio. No, nell'amore non ci vuole l'equilibrio. Ci vuole l'equilibrio. E che significa? Che quando l'Inter fa schifo, l'Inter è un periodo, dovete scrivere l'Inter è in un periodo pessimo, e quella è una constatazione. Conte potrebbe rivedere qualcosa, il modulo, quella è una constatazione. Quando l'Inter va bene, dovete scrivere Perisic redivivo, con Conte ha trovato la sua dimensione, e non paragonarlo a Eto'o. Vi dovrebbero stralciare il tesserino da giornalisti. E mi meraviglio della gente, e ringrazio Mirko che mi ha mandato questa notizia, ridendo perché anche lui stava facendo ironia. Gente che ci crede, gente che magari si esalta. L'Inter, questa Inter, ha molte crepe e molti difetti. Quindi giochiamocela tutto sul gruppo, giochiamocela tutto sul carattere, giochiamocela tutta sull'organizzazione, e non buttate fumo negli occhi a paragonare Perisic e Eto'o, o piuttosto Lukaku, che è il numero uno. Lukaku è il numero uno, a paragonarlo a Ronaldo Luis Nazario da Lima. Ok? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Perisic non sarà mai Eto'o, l'Inter di quest'anno non sarà mai quella del triplete, ma noi ci crediamo. Siamo rimasti delusi da un derby che per noi, lo ripeto fino alla nausea, è la vita, da un derby che non vi perdoneremo mai di aver perso, ma ci siamo rialzati, e adesso comunque vada mercoledì, orgogliosi, andiamo a riprendere quegli schifosi al primo posto. Ciao ragazzi, iscrivetevi.